conosce, ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io, da avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Detto se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra? No. Non conosce questa organizzazione? No. Non sa nulla di questo? No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali? Ma ha sentito la televisione, il giornale, sì. E si chiude anche il periodo pubblico ministero. Per la corte si potrebbe anche mettere fine. Il pubblico ministero è d'accordo per chiudere, mi pare che ormai si sono consolidate le situazioni. Esatto. Marchese Giuseppe c'è? Sì. Allora potete accompagnare via Mutolo. E allora, chi comincia dei due? Lei dice che il Marchese non l'ha visto mai, è giusto? Anche se è cognato di sua cognata. Non l'ho visto mai. Prima volta che sto vedendo, ecco. Visto io. Io volevo dire Abbazia, no? Senza Abbazia. No, io sembra così l'ha chiamato Abbazia. E io ti ho chiamato, chiamami di lei, perché un naione Abbazia, vuoi dire... Come arrestare nessuno? Guarda, io non ti conosco, cominciamo così, Marchese. Io gli porto un particolare. Tu particolare non hai niente di... No, non mi noto, no, così non andiamo avanti, amico mio. Non andiamo avanti per niente. E allora faccia passare la prima a lui e poi parla. Ecco, avanti. Io devo dire a lei, se Abbazia lo gradisce, raccostisce di misura, chi misura le distanze. Circa lei, se lei non 78, quando si fece il mesuaro, la bagarella, perché logicamente la sera dice con la vista bagarella. Tu lo sai se l'hai visto o non l'hai visto una botta che... Non lo interrompa! Siamo stati... E che diamine! Noi abitavamo in via Michele Cipolla 106. Quando c'è stato questo fidanzamento, si è presentato Bastia con tutta la famiglia in via Michele Cipolla. E Bastia portò anche un mazzo di rose con un cestino a mesuaro. Ora, logicamente Bastia dice qua... Dopo, logicamente Bastia dice che non c'è venuta la Michele Cipolla. Ma siccome è del 78 che si sono fatti fidanzati e dice non si riguarda. C'è stato un altro particolare che io sono stato più di una volta nella villa di dove che già l'ho puntualizzata altre volte, l'ho portata a San Giuseppe Iato per farlo spostare dalla villa di cui si pensava che ci poteva essere un'arretata. Siamo stati a Mazzara del Vallo, ne pare una gata, Bastia aveva una villa da, attualmente ce l'ha, infatti l'estate si passa sempre da, chi ha famiglia. Ora, logicamente Bastia dice, io non conosco nulla. Quando finisce io devo rispondere, a Camorra non posso rispondere, il Presidente ha detto, quando il signor Presidente mi dà la parola io ti rispondo. A Mezzofifo manco conosce Bastia. Logicamente a me frate uno conosce manco, Ozzo Totò Lazio di San Giuseppe uno conosce manco, per me passiamo a parlare. Se il presidente rispondo, io non conosco tua sorella, non conosco te, non conosco tuo fratello, non conosco nessuno. Tu parli sempre di ville. Ville e non ville, ma è giusto che indichi il posto dove sono queste ville, dove sei venuto. Guarda che uno, una volta che ci va accompagnato, non può sapere i posti, ma uno che va da solo una volta, due volte, tre volte, quattro volte in una villa, ma come viene a non poter indicare dov'è questa villa, dove sei venuto? Io non conosco né te
né tua sorella, non ho visto più mio cognato, io non conosco tuo fratello, tu puoi dire e tutto. E chi gliel'ha detto che Marchese non le è indicata le ville? Ma perché l'altra volta non io desidero che mi sentica la villa, signor Presidente. Signor Presidente, posso parlare un attimo? Passiatene io. Ma io però la ti... parla, dica. Io praticamente in questa villa di quella stiamo che stiamo parlando, di quella di San Giuseppe Iato. No, prima di quella di San Giuseppe Iato c'è quella di Villa Grazia. Villa Grazia. A Molara. In questa villa ci sono andata la prima volta con Bagarella e mio fratello Antonino. Mi disse Bagarella, dice, Pino, che stiamo in, dice, in questa villa, che dopo, ci sta il suo tuccio. Ti raccomando, te ne tu scusa, a Puitiello senza morire, un parlare con noi, perché siamo, che del sito cosa abbiamo noi. Siamo c'è bisogno di ci essere scusi. Siamo arrivati qua, in cui sta villa già io l'ho indicata, si è fatto il suo palloco, e anzi, nel suo palloco abbiamo fatto, di come l'ho descritta io, il cancello era, io me lo ricordo bene, sul cancello era tinciuto, quando ci siamo andati a fare, era tinciuto vide, era un vide fresco. La villa corrisponde a quella che, dove siamo stati con Uzzu Totò. Dopo c'è stato, siamo stati anche a San Giuseppe Iato. A San Giuseppe Iato ce l'ho portato io, a lui con la famiglia, che mio zio mi ha avvisato di dirci, Uzzu Totò, rispostare, sarà che avevi sapere Uzzu Bruno conciata. L'ha portato in macchina lei? No. Salvatore Reina, detto Totò, è un noto criminale italiano legato a Cosa Nostra, ovvero un'organizzazione criminale mafiosa fin dal 1982. Viene indicato anche con due soprannomi, ovvero Ucurto, vuol dire il corto, per via della sua bassa statura, e la belva, adottato per indicare la sua ferocia sanguinaria. Salvatore Reina, nato nel 1930 in una famiglia di contadini, perse il padre e fratello Giovanni nel 1943, mentre stavano cercando di estrarre la polvere da sparo da una bomba inesplosa. Ma Totò Reina rimase illeso e in questi anni conobbe il mafioso Luciano Liggio, con il quale intraprese, diciamo, la sua carriera mafiosa, entrando nella cosca mafiosa dello zio paterno di Reina, ovvero Giacomo Reina. Il primo omicidio di Salvatore Reina risale quando egli aveva solo 19 anni, il quale uccise un suo coetaneo in una rissa con un colpo di pistola e di conseguenza la prima esperienza al carcere dell'Uccellone di Palermo. Infatti venne condannato a una pena di ben 12 anni, ma scontata parzialmente, ovvero 6 anni, per poi nel 1956 essere scagionato e di conseguenza si unì nuovamente con Liggio e la sua banda per riprendere la sua carriera mafiosa. Uno dei fatti più importanti che riguardano Salvatore Reina è la famosa questione del papello, ovvero un foglio di carta scritto in stampatello con ben 12 richieste dalla mafia allo Stato affinché non ci siano altre stragi, altre vittime, altro sangue. Ma queste 12 richieste, Mori e De Donno hanno dichiarato di non aver mai ricevuto questo papello, nulla del genere, ma questa versione fu subito smentita. Ma la cosa che incuriosisce parecchio è che negli anni seguenti, anche se Totò Reina era in carcere, il governo centrosinistro, ovvero quello di Prodi, nel 1997 chiude le supercarceri di Pianosa e Asinare, che era uno dei punti del papello, e successivamente anche quello del 2002 di Berlusconi, che modifica il 41 bis, che era un altro punto del papello. Latitante dal 1969, Totò Reina venne catturato e arrestato il 15 gennaio del 1993. Egli venne arrestato al primo incrocio davanti alla sua villa. L'arresto fu favorito dalle dichiarazioni rese nei giorni precedenti dal suo ex autista, ovvero Baldassare Di Maggio. Egli adesso detiene una pena di ben 16 e più ergastoli. Io sono andato con la 500. E lui come è andato? Lui è andato, quando l'ho andato a trovare è andato con la Mercedes, lui aveva una Mercedes. E guidava lui? Sì signore, e guida molto bene.
Siamo andati. Lei c'ha macchine? Io non c'ho macchine, non so guidare. Non sa macchine, non sa guidare. No, lui paga soltanto i ragazzi lucantiere. Vabbè. Non c'ha la macchina, paga soltanto i ragazzi lucantiere. Vabbè. Non faccia commenti neanche lei, eh? Sì, signore. Siamo andati. Sono andato a avvisarlo, di cui mio zio mi ha detto di fargli sapere queste cose. Mi ha detto, dice, aspetta, perché un necessario. E ne andiamo da nostro dottor a San Giuseppe. Dice, tu fammi le staffiette. L'ho lasciato là e me ne sono andato, me ne sono sceso da Mapparema. Quindi un'altra villa là, a San Giuseppe, giusto? A San Giuseppe, lo Sudotò. E un'altra a Mazzara. Giunni Massimo, mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca, nell'81, mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca. Senza interrompere. Dice, c'è un Sudotò, ci avrebbe bisogno di te. Sei a disposizione, dice, ma si sa fare un ciao che ci vuole uno sciano. Se lo guardi questo omicidio? Non se lo guardi? Ora ci puoi tu particolare. Siamo arrivati, io e mio fratello mi accompagna, mio fratello, io faccio una 127 e ne nacchiamo. Arrivando a San Giuseppe, trovavamo a lui con la famiglia, a macchina, poi ci siamo vicino a un paese. Io sono rimasto là con lui, con la famiglia. Dopo c'era di fare questo omicidio. Allora loro dovevano fare, c'era anche Barduccio, Di Maggio Barduccio, che quella è la prima volta che ho visto Barduccio. Loro mi dovevano portare soltanto la fibbia quando chi si trovava a fare il suo paese. E dopo un momento poi tu ci scendeva io, volevo ammazzare e ne andavo. Non è venuto in questa festa, allora ci aspettavamo perché ora passano a fare la festa o paese nero e vediamo se chi si vuole. Aspettavamo che venisse la festa, siamo andati a paese e siamo andati io, Brusca, Baiduccio, a fare il suo omicidio. Siamo ritornati là. Mi fa Uzzu Totò, dice, come io, è successo tutto a posto. Dopo era a pigliare delle pizzette, pollo, insomma, cose di rosticceria, eccetera, facciamo una tavolata di aramanze nel suo spaziale, che c'era anche una specie di magazzino e ci mettevano fuori in maggio cose a campagna. Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi scusa se posso restare seduto perché sono un pochettino maluccio con la mia salute. Senz'altro, è sua facoltà. La ringrazio a lei e alla Corte. Signor Presidente, le volevo dire che io in questo processo mi domando e mi ci domando che cosa ci sto a fare, perché io praticamente quando è successo queste stragi di Firenze, di Roma, di Milano, io sono stato arrestato il 15 gennaio del 93 e lì appena mi hanno arrestato mi hanno portato nell'isolamento a Roma e quindi non avevo contatto con nessuno, a parte delle telecamere dietro la porta, dietro le feretoie, mi hanno messo le guardie penitenziarie, quindi per 5 anni e mezzo, 6 anni sempre ho avuto questa situazione. Per i primi mesi, qualche 7-8 mesi, fino adesso al mese di luglio, io non sentivo televisione, non avevo giornali, non sapevo se era né vivo o se era morto, cioè ero isolato da tutti. Quindi che cosa succede che lei non può fare questo accertamento, chi per lei che io ero tenuto in queste condizioni? Ecco perché mi domando, ma io perché sono imputato in questo processo? Allora mi si dice in primo tempo mandante, poi mi si dice in un'altra maniera, ora all'ultimo sento che nella sentenza si dice ediatore, mentre io sono un ediatore, condannato per ediatore, però... Signor Presidente, la verità è che forse allo Stato servo per parafulmine, perché tutto quello che succede in Italia e che è successo in Italia, all'ultimo si imputa Rina è parafulmine e Rina sta bene per tutte le pietanze, per tutti i processi che si vengono fatti a Rina o i compagni di Rina. Quindi che cosa succede? Che ne ci parlo di questa situazione di qua di Firenze, ma se io sono lì, che non ho contatto con nessuno,
A chi lo mandai a dire? Come lo mandai a dire? Come sono ideatore? Come la ideai? Allora se si cerca quello di Mazzara, il pentito, che dice, vabbè, Masina abitava a Mazzara, Zina abitava a Mazzara, ma questo senatore che dice che Zina abitava a Mazzara, dice delle bugiarderie, dice delle cose che non sono vere, perché a Mazzara, signor Presidente, signore della Corte, c'è un mio fratello che si è fatto fidanzato nel 72, si è sposato nel 74, ha abitato sempre a Mazzara, mio fratello ha la famiglia là a Mazzara, mio fratello è mazzarese perché abita lì. Quindi io, da latitante, come stavo a Mazzara o facevo il mazzarese? Quindi sono tutte cose anche ammendate di questo signor senatore cose. Poi ci sono il discorso dell'altro processo, per dire io mi trovavo nel processo Falcone. Nel processo Falcone c'è un aereo nel cielo che vola mentre che scoppia la bomba. Questo aereo non si può trovare di chi è, chi è. E allora quindi si condanna Zina perché certamente Zina sta fa comodo. Ne troviamo nel processo di Borsellino, e lì sul Monte Pellegrino c'è l'hotel e nell'hotel ci sono i servizi segreti, quando succede che scoppia la bomba i servizi segreti scompaiono, però non vengono mai citati perché si condanna Zina, perché l'Italia così è combinata. Cioè quando Scarpa dice io non ci sto, io le devo dire, signor Presidente, io non ci sto a queste condanne così. Queste sono condanne di Stato fatte a tavolino, non sono condanne perché si cerca la verità perché io ho commesso questo delitto o ho fatto commettere questo delitto. Sono delle cose, delle trovate assurde, perché se lei vede il De Gallo viene creduto quando accusa a me o accusa ad altri, ma quando il De Gallo viene che dice che andare a trovarlo nel carcere dell'Inghilterra i servizi segreti americani e quelli israeliani, e quelle dell'Inghilterra perché volevano aiuto per uccidere a Falcone, lui ci ha nominato a suo cugino quello che si trovava poi, che si venne a trovare poi imbeccato lì al carcere di Roma. Quindi che cosa succede? Che il cugino, il poverino, si è messo a disposizione, però poi ci ha lasciato le penne. E quindi questo qua ci andava per esempio a trovarlo pure il terrorista per commettere delitti, che questo terrorista si cita l'avvocato mio Ciamperone e altri lo citano per essere citato, però non si deve citare questo testimone perché gli era mandato dei servizi segreti, era mandato del colonnello Conforte che è oggi generale. C'è tutta una situazione per dire c'è Brusca che dice che alle bobole fece mettere un proiettile, Zina non sapeva niente, però tutte cose vanno avanti. Signor Presidente, qua quando l'avvocato chiede o cerca il testimonio del figlio di Ciancimino, il figlio di Ciancimino non è stato mai citato, non è stato mai sentito. Perché non si deve sentire il figlio di Ciancimino che era in contatto con il colonnello dei carabinieri all'allevo di quelli che mi hanno arrestato? Perché questo Ciancimino che collaborava con questo colonnello non ci dice o non viene a dire il perché 5-6 giorni prima l'onorevole Mancino ci dice Zina in questi giorni viene arrestato? Ma a Mancino che ce lo disse 5-6 giorni prima io venivo arrestato? E allora ci sono queste signore che mi ha venduto, chi mi ha venduto? E allora cercare la verità, che non è che significa voler cercare commettere delitti. La verità sta bene a tutte, signor Presidente, può stare pure bene a me. Ma perché mi si deve condannare a me delle cose che io non so e non ho commesso e non ho fatto? Io, signor Presidente, ringrazio a lei e alla Corte per avermi sentito, però mi sento la persona additata per dire tu sei il parafulmine dell'Italia, tu devi pagare il conto di tutti. E io sono qua, malato, malandato, ci affidiamo alla volontà di Dio. La Corte di ci affidiamo alla volontà di Dio.
Signor Presidente, luce l'accusa. Signor Presidente, ci aspettiamo, alla volontà di Dio. Grande, Dio può pensare anche per tutti. Buongiorno alla seduta. Un malanimo nei tuoi confronti, anzi, la volontà che la giustizia trionfi sempre. L'udienza è tolta. E ci siamo messi a mangiare tutti quanti là. Marchese, tu... E dopo, bastava far finire di parlare, devo sapere chi ha la parola. Dopo c'è stato che c'erano arrivate anche delle pistole, e c'erano delle pistole nuove. E anche lei, ma lui mi ha detto, dice, che queste pistole sono solo i saibava, noi ai dino, mensi i vigni di la Recina, non lo sono i saibava. Dice lui, dice, la massa è bella quando esce un luchino. Bagarella. Dopo c'è stato un'altra volta che siamo state a Mazzara del Vallo, è venuto Bagarella prima di arrestarlo, è venuto Bagarella a prenderci, a me, mia sorella, c'è mia sorella, e dopo è venuto mio fratello, quello sposato, con i familiari, e siamo andati a mangiare in questa villa a Mazzara del Vallo. Da gatto. E a Mazzara del Vallo, io ci dico a Mazzara del Vallo che un patrono di gioco a Mazzara del Vallo è Mariano Agata, però a Villa è lì. Diciamo con su Mariano, perché su Mariano non fa un passo se prima un giudice a Iddo, a me non ho parito che era fuori, tutte cose puzzuto tuccio. E siamo andati a mangiare qua in questa villa, di cui c'erano i suoi figli, all'epoca erano tre figli, Totò, Francesco e Lucia. C'era sua sorella Manuela, la sorella della moglie. Sorella Manuela di chi? La sorella di Bagarella. Ah, Manuela. Di Bagarella, sì. Adesso ci dava delle volte anche a casa, nella ciabella dove stava prima, ci dava anche, accudiva i figli, ci dava una mano alle polizie, eccetera, perché a casa era. E dopo c'è il particolare, quando io sono stato combinato, sempre col consenso di Luzzo Totò, che a mezzo ce ne ha parlato lui, ci facevo io di spola tra Palermo e Barcellona. Barcellona che c'era? Barcellona posto di cotto, perché c'è stato. Chi c'era? Sì. C'era mio fratello. Ah, ecco, sì. Perché è stato arrestato per il fatto del copo di via Pecore Girardi. E di cui quella volta mi disse, dice, a chi ci vai? Essendo che aveva bene quel periodo, lo doveva interrogare Borsellino. Il fare se trovare attaccato, perché stanno prendendo tutto il modo possibile per chi lui sa fare. Come se facevo un pazzo, e come l'ho fatto anche io nel periodo in cui mi accusavano vari omicidi. Questi erano i contatti. Dunque, vediamo di riordinare un pochettino le cose, perché lei non scantoni. Marchese sta dicendo, sta parlando di luoghi che lei ha frequentato, di conoscenze, di familiari suoi, dei suoi figli. Conoscenze dirette di essere stato in luoghi che ha financo descritto, dove lei viveva, anche se non erano delle proprietà che figuravano appartenenti ad altri. Lei al riguardo che cosa risponde a lui? Ma, signor Presidente, io rispondo a lui che sono tutte cose che lui si inventa pure quelle dei bambini. Perché ne ho tre figlie e si chiama Lucia. Io la quarta si chiama Lucia, la più piccola, signor Presidente. Quindi, come vede, lui non sa, lui parla. Tu parli per sentito dire, perché venivano a colloqui i miei cognati, tu parli perché ti raccontavano qualche cosa lì i familiari. Ma io a te non ti conosco, non ti ho visto, non so di queste ville, non sono stato mai a Mazzara. Tu non porti ste ville, ti ho detto dove sono, tu parli di ville, certo pure io posso parlare di ville e di cose, Marchese, pure io posso parlare di ville. Il sopralluogo ha detto, però, stiamo attenti, ha detto che ha fatto il sopralluogo, l'ha individuato. Ma allora che poi, vediamo, facciamo sopralluogo pure a Mazzara, scusa, Marchese parla, signor Presidente, ma queste fuori. Sono cose che si vede lei. Quello che si dovrà fare. Sì. Lo vedrà la corte, lo vedranno i pubblici ministeri, quello dovrà chiedere, è un altro discorso. Però lui è qua. Lei si limita a rispondere alle circostanze che ha indicato il Marchese. Quando Marchese tu accuse... Però Marchese tuo... prima, perché io non sogno chiuso un suo caro. Che era un suo cuore. Quando tu accusi a tuo fratello, accusi a tuo cognato, tu a quei che non hai più da accusare.
Tu accusi tutto e tutti. In riferimento alle dichiarazioni che sono state fatte, il pubblico ministero dimostrerà che le ville di cui si parla sono state individuate, che corrispondono esattamente alla descrizione e che sono riconducibili a persone assai vicine a Salvatore Riina, al quale vorrei che fosse posta la domanda di come spiega che qua al momento del suo arresto è stato trovato in possesso di una carta d'identità falsa intestata a persona di Mazara del Vallo. Perché io ho pagato soldi, ho dato 300.000 lire e mi hanno fatto questa testa. E riproporrei la domanda se ancora oggi è nega di conoscere quel balduccio Di Maggio che fu partecipe, come ha detto questa sera Giuseppe Marchese, di quella tavolata a San Giuseppe Jato che immediatamente successiva all'omicidio di quel personaggio di Roccamento. Signor Pubblico Ministero, io non conosco Di Maggio e come non conosco manco Marchese. Evidentemente, questo quando ascolteremo Di Maggio, evidentemente procederemo anche a questa verifica. Quindi di tutte queste circostanze che ha detto il Marchese, lei che cosa può rispondere? Che non è vero. Parliamo che alcune circostanze, me pare, così come le riferisce Marchese, che potrebbero essere oggetto, se non sono state già, perché io delle indagini che ha fatto il pubblico ministero non so nulla, potrebbero essere controllabili. Ma certo, signor, vediamo. Signor Presidente, facciamo anche quella di Avia Michele Cipolla. Sono passate tanto tempo, siccome questa portiera che c'era in quel periodo in quel palazzo era troppo ingiocante, come infatti c'era Bagarella quando veniva, diceva, ma chi sta proprio a sbirra, proprio, perché ogni volta, in quel periodo quando sono venuti i familiari, tutti loro, a fare visita per conoscere la fidanzata di Bagarella a casa nostra, di cui in quel periodo quando sono venuti loro, se mi fu in mano chi mi all'indomani dice, ma che ci fu fiesta a Poitiera, ma che ci fu fiesta cosa, eccetera, eccetera, sopra, come? Insomma, questa si informò. Di cui c'era preoccupazione se chi sta magari poteva conoscere a Cocchiano Ridd un domani. Mi sembra che quando è stata a Bagarella anche, e a mio fratello, penso che passiamo anche a signor Presidente, posso rivolgere una parola? Lei può parlare con lui. Penso che passiamo anche ha ricevuto una bombonera. No, io del fidanzamento. No. Quando è stato a mio fratello, e hanno fatto anche la perquisizione a casa, hanno trovato dei bomboniere, regali, eccetera, che lui anche ha fatto dei regali. E dunque in queste bomboniere c'erano anche dei bigliettini, c'erano i bigliettini Mondello Mario, perché Bagarella si faceva chiamare Mario, e Vincenza Marchese. Presidente, mi scusi, sempre per agevolare questi ricordi, in una delle sue dichiarazioni Marchese ha parlato di una specie di festeggiamento, fra molte virgolette, dopo l'omicidio in Serillo. Vogliamo ricordare anche questo? Questo dopo l'omicidio in Serillo è stata dopo un paio di giorni quando abbiamo commesso questo omicidio. Siamo andati in una villa di Monreale, ci sono andati io e mio zio. In questa villa abbiamo trovato Nene Gerace, Ossuto Duccio, Sabri Reina, Brusca, altre persone che c'erano che io non conoscevo, e Uzzu Settimo. Uzzu Settimo, non mi ricordo il cognome, come si chiama? Uzzu Settimo, ma una chiana di Monreale c'aveva un ristorante in gioco. E Peppo Gambino, di cui scherzando là quando siamo arrivati, Peppo Gambino mi ha tirato a parte nel giardinetto e mi fa, dice, che ha battuto la risata, dice, per noi c'è ancora da frescare le ricche, perché quel periodo quando abbiamo fatto l'omicidio di inserirlo, non ho avuto il tempo di scendere il furgone e mi passavano i pallotti. L'ha già detto, questo lo so. Dico, c'è stata la bicchierata e abbiamo messo Uzzu Totò, dice, prendiamo un altro bicchiere per fare un brindisi con un Mosciantone. C'erano i casci di Mosciantone, eccetera. E abbiamo preso due bicchieri, l'hanno messo sul tavolo, pieni, per l'augurio al presto, che è più presto possibile, Bagarella e Antonino Marchese siano assieme a tutti noi. Niente, pure visto in mente. Sei un mentace. Chissà è stato sempre sobbedutene. Sei un mentace. Chissà è stato sempre alla sua tattica. Sei sempre un mentace. Sei degno di manicomio vero. E un manicomio passiamo e ci facciamo il manicomio. Se vuoi che non ci facciamo il passiamo manicomio. Vai, vai.
queste argomentazioni, queste cose scritte, queste cose... Torna queste battute sul manicomio, che significa quello che sta dicendo ora il signor Marchese? Mi ci mando lei però al manicomio. Come andavo al manicomio? Era direttore io all'ospedale. Non direttore, poi ci eravamo, non direttore. Prego, prego, dire. Siamo stati, quando sono stato io arrestato, mio zio Filippo mi fece sapere che... lei fu arrestato per l'assaggio di Bagheria. Io mi hanno arrestato a me per Porto d'Arme. Per Porto d'Arme dove dice è arrivata una telefonata anonima, come sempre ne esce una telefonata anonima, non si sa come arriva una telefonata anonima, è vero? E poi che fa dice, che mi accusavano di assaggio di Bagheria. Mi fanno sapere in anticipo, dentro il carcere, che io in isolamento, dice, io mentre da fare in mentre era lì in umare, perché dice c'è un peruglio, visto fatti i sassaggi. E dico io, mi sa dare da fare, e ho tentato di fare la tentata in peccagione, e per farmi portare a manicomio. Nel momento in cui mi dicono questa cosa, ci stiamo, e come va a fare? Perché canti che io faccio la tentata in peccagione, dico, se mi scendo copiare ce la si pin, dice no. Sono finato il cuore con il saccio, mi sono finato tutto il collo con il lenzuolo. Mentre io mi stavo arrampicando nella finestra, che stava per passare con la volante, aveva passato il pane, e già il pullarai aveva besato pure all'avoce. Questo passa per la salopana e dico, guarda, si sta beccando, si sta beccando. Perché io già di ogni prima, mentre va a fare un pochettino di numeri, pure all'aria, quando scendeva all'aria, eccetera. Mi mettono, io... faccio il finto sdraiamento, mi butto per terra, di cui pullarà dopo viene, perché quel periodo stavano tutti a piedi da nona sezione, e mi fa anche la respirazione bocca a bocca, mi pigliano, mi portano in infermeria, e mi portano dopo al letto di contenzione. Dopo vario tempo di fare un mesetto così, con l'interessamento anche di quelli che erano in infermeria, chiamano ballato anche col dottore, e mi portano ad Aversa, di qua a Napoli. Hanno interessato un sudotò, che dopo me lo fece sapere mio fratello, che si stava interessando un sudotò, e ci fu in sabbia di Novolietta. Incaricare a Raffaele Ferrara, parlare con direttore, Raffaele Ferrara adesso l'hanno ammazzato, che aveva i concessi che avevano frate loro, che la nuova famiglia, la vecchia famiglia. E è venuto su Raffaele Ferrara, che ha parlato col direttore, si sono messi a disposizione di tutto. Sto procaccino hanno affidato la perizia a lui, si è preso 10 milioni per fare questa perizia. Dice però l'importante è che mi dà anche l'appoggio lui quando viene qua, perché dopo ad Aversa era, diciamo, manicomio, perché manicomio nel momento opportuno che c'era un'ispezione, allora si trasformava a Luca, c'era manicomio, che dai, giravamo addirittura chi sono i denari, chi è, e tutta questa cosa, televisore a colore, non so caccia, sì. Dice l'importante è che lui mi dà anche l'appoggio quando lui dovrebbe venire qua per fare la perizia. E fu, ma non fuori. Infatti io quel periodo cercavo di non fare colloquio con mia madre. Perché? Perché io nella malattia, come già avevano fatto dei certificati all'esterno, di fuori, per fare risultato da piccolo già io ho avuto delle malattie, lesioni cranie, eccetera, eccetera. Okay, se lesioni cranie non ce l'ho. E sono anche scritti in cartella e tutte queste cose che abbiamo fatto risultare. Quel periodo mia madre non veniva, perché io della malattia dovevo cercare di fare entrare ugualmente che era mia madre che mi voleva male, tutte queste cose, sento le voci, i cose che si fanno praticamente a mania persecuzione, eccetera. È arrivata che è venuto anche mio fratello a farmi un colloquio, però senza entrare da... perché lui era latitante, mio fratello Antonino, e lo fanno entrare da... è venuto Raffaele Ferrara, che parla con il direttore, e l'ha fatto entrare tramite, diciamo, dove c'è l'entrata da buca, senza passare del controllo. Siamo stati un pochettino, e c'erano detto, stava tutto a posto, c'è qualsiasi cosa, ci rivolgete con tampone era il direttore del carcere, e ogni cosa che avevo bisogno mi rivolgeva a lui. Dopo, durante la settimana mi mandavano anche
in un volte mi mandavano un cookie su Raffaele Ferrara, mi mandavano mangiare, già cotto, poichette, eccetera, eccetera. Siamo sul direttore dopo un po' di tempo, dopo mi chiamato. Procaccino il direttore? Questo faceva difficile delle volte, perché quando mancava il direttore, Procaccino è quello che mi ha fatto la perizia. Ah, il direttore non era Procaccino? Sì. No, il direttore si chiamava Tampone. Ogni volta questo mi chiamava, Peppi come stai, come stai, ha bisogno qua, siete qua, di là, è tutto a posto. Infatti c'erano anche, là in quel periodo c'erano anche i romani, gente che eravamo un 6-7 di quelle che eravamo simulature praticamente, che avevamo tutte cose nelle mani, da chi dottore, eccetera. Insomma, questa parezza, con l'interessamento dall'esterno, è stata fatta, mi hanno dato i manicomi dall'83 fino all'85, sono rimasto là. Dopo, quando prima di partire, ho detto all'università, perché sono sceso io per primo grado, ma che se processo? Che mi aveva fatto sapere il suo dottore, che c'era una buona possibilità che il processo sia buono. Dice, mi fai il direttore, dice, Peppe, dice, io non ti garantisco niente. Finché sei qua, io appoggio tutto a fare muovere. Tarugni, però non vorrei un domani, cioè, a pagare la panella io, pur dire un'altra frase, se a te da passare una cancella di destinazione, magari pensassero che sono io, che magari, cioè, se no, questo problema non si va a creare, perché cioè, se io sono io non ci ando nel suo piccolo, cioè, penso che avessi chiesto tutto cosa a posto. Infatti scendevo un palemo, dopo Giaina mi fece perizia, date me le merese, eccetera, insomma, ho processo mio male. A destinazione me l'hanno cambiato, e là non ci sono andato più. E questo è un altro particolare che ho portato. Quindi Marchese le ha spiegato con tutto questo discorso che senso aveva quello che diceva lui quando diceva che era stato lei a fare in modo che andasse al manicomio. Vabbè? Marchese. Con l'appoggio anche di mio zio, perché lui. Con l'appoggio di suo zio. Marchese può dire tutto quello che vuole. Se gliel'ha detto suo zio, io non lo so. Ma io a lui non gli ho mai detto niente, non lo conosco, non aveva possibilità di mandarci a dire niente, signor Presidente, perché come lui sa che io non manco, ave 14 anni che non mi vedo manco con mio cognato, e quindi te sa che lui è tutte queste cose. Neanche quando è uscito dal carcere lui non si è visto con suo cognato. No. Perché Bagarella andava al processo, che c'aveva un'udienza, a mio cognato Drago Giuseppe la stava da, o tribunale, lui diceva la trapuetta e si è fatto un incontro con suo Totò, che ne mandano pure 50 male uno suo Totò. Io non ho mandato mai niente a Marchese. Intanto, infatti, io nessuna possibilità di poter, non c'è nessuna attività. Io vorrei vedere, noi possiamo fare accertamenti, come faccio io, due volte, tre volte a settimana, a mese, di poter fare dei colloqui, e mi venivano quattro o tre familiari, con l'aereo da Palermo a Voghera, vedo quanto più ci sono vanno, a me comino una bottiglia, me lo no. Ma questo lo deve domandare a tua madre, a tuo padre. C'è me lo faccio me lo no mese. E i tuoi familiari le deve domandare. A me faccio pure passio, facevo campare. A tuo padre. Me faccio un poveraccio. A tuo padre. Se sei degno di fare. Se l'ha pigliato per compare pure. Se l'ha pigliato pure per compare, ma è vecchio semare. Ma è vecchio semare. Quando fanno una stavella dopo ammazzata del vallo, me faccio, però non sapevo piacere se magari ci può fare il crisma. Ma che se tu puoi mandare tutto quello che vuoi, perché queste sono cose che sapete fare voi altri, cioè questi pentiti sapete fare da ammendare mattina sera. Io quello che so dico, cioè, io, e vado avanti tu, io ho abbandonato la qualsiasi, ho abbandonato anche le cose più care che io avevo. Mi gira avanti in questa situazione, perché non condivido più tutti i regoli che avevo qua. Vai avanti, però domani alla tua madre e a tuo padre certe cose. Signor Presidente, come campavo, stato, come non campavo. Sì. Come... Lui deve parlare. Scusa. Dottor, fammi parlare, io ti ho fatto parlare per due ore. Ci dico un altro particolare e dopo attaccava sì. C'è stato un suo Peppo Gambino, Utignoso, no? Che eravamo nella stessa cella assieme, nell'87, e mi fa, dice... Penuzzo, perché il periodo, logicamente, il suo benedetto era in galera, io era pure in galera, o Madonia era pure in galera. Mi fa, dice Penuzzo, dice, se fossimo di una scansa e ne libera, ne restano il suo tuccio, perché tanto io ci faceva a Peppo Gambino, che ci faceva i panini con pomodoro e con basilico. E dice, che fa, dice Penuzzo, facciamo un panino come usa fare tu. Andiamo nella cucina, e se parlava più di meno. Mi fa, dice, se di una scansa, dice, ne restano il suo tuccio. Un periodo che è, dice, siamo tutti a muaggio,
perché quel periodo, cioè, a parte gli altri capomandamenti che c'erano quel periodo, che logicamente insomma, ma che se i cambiamenti che ci sono stati a passare sempre cambiamenti, ma quello principale era Iddo, perché un domani se ci cercavo per Iddo mandava una carta a buio come si trova adesso, quindi che c'erano l'altra, la stessa corrente sua erano pure dentro, allora quello doveva picchiare su questo, ma che perché dopo ci sono gli altri, ma siamo scusi, ci sono gli altri, diciamo quelli che magari piano piano poi come si suole fare, perché Iddo è tardi di poter fare scuscio, meglio è, ma non se ne può fare a meno, se mi hanno a chiamare a Cocchiarone come facevano con me zio un lazzo quadro e lo mettono nell'aceto, chissà che dove stavano a fare, e ci poi io Iddo mentre chiamo a San Giuseppe quel periodo che ci sono stato mi fa dice Benuzzo, dice se fossimo quattro, scusate l'espressione alla corte, se fossimo quattro chi cucchia una quadrata ci non andrà a Sicilia, ne la portiamo con educato, non farlo bastato, pace educato. Io ho chiesto, io ho chiesto alla corte, io ho chiesto alla corte, lei non dice proprio niente, io ho chiesto alla corte, ma se una a pensare solo so che ci stai dicendo io, abbia pure so che ci stai dicendo la corte, perché capisci ma se so che sta pensando per ora, io non sto pensando, usaci io so che pensava sia, usaci io so che pensava sia, io gli ho detto alla corte, scusate l'espressione di quello che dico, e Bastia dice, vai sta. Finiste, posso passare un po'? Ma si attacca. Ma che tutte certe cose le deve domandare a tua madre, a tua pace, come campavo, come non campate, cucci, rave, suede, con ogni le dava, tutte queste cose. Tutte queste cose di spedale, del dottore. Io non ho potuto fare mai niente, né per me, e manco per altri. Non è che tu dici io interessare a cose, perché io ho fatto sprettamente di curarmi la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, andare a lavorare, a buscare un pane e trarre avanti. Perciò quindi tu, che vuoi sapere come facevi, andava, veniva tua madre, tuo padre, lo domandi a loro. Tutte le altre cose, che cosa ti devo dire? Tu accusi a tuo padre, a tuo frate, a tuo cognato, accusi a tutti, quindi accusare è una cosa per te troppo facile, troppo cosa. Ti direi solo per dire, io non ti ho visto mai, non ti conosco, tu se pensi che vai bene così, continua sulla tua strada, continua. Io non so per quale motivo tu fai tutto questo, ma che i motivi non lo so. Perché io ho riconosciuto veramente chi che la cosa nostra ora, nell'ultimo periodo, perché a parte questo ho visto il suo comportamento mentre chiamiamo una giornaliera nei nostri confronti. Perché logicamente, anzi io mi auguro che quel periodo fu con Galiera e il settennale, perché non lo so, magari mi potete finire pure come ci veniva a me zio. Che ci disse a mio frate quando mio frate venne a San Giuseppe? Ma io non... Se magari si poteva avere un colpi mio zio. Ma io non conosco una, ma la famiglia ci poteva portare magari un fiore nella tomba. Io non conosco. Non ne parliamo più istantaneamente, perché chi di che siamo qua presenti? Tozzi dice, non ne parlava bene. Però era chi di chi era Tozzi? Non lo possiamo domandare a tuo fratello, ma che se è vero che io ho detto questo. E Bassia può parlare, si appoggia. Eh? Perché Bassia lo sa per me, frate, che cosa fa per Bassia. Che cosa fa per me, tuo frate? Se taglia pure i vini ma e si fa ammazzare. Fino all'ultimo periodo, perché mio frate ancora vi para qualche. Fino all'ultimo periodo io, non capisci io, veramente che cosa è un sudotò o che cosa non è un sudotò. Un sudotò è chiedo che è. Ma... Tu puoi dire questo e l'accio con la tua bocca. Io lontanamente devo pensare quello che dici tu. Ma che se non vi conosco, non so manco chi siete, per nome vi conosco. Ma, se, ma praticamente manco conosce chi è di Ruvanezzuia là? No. E il suo cugnato Ruvanezzuia non lo conosce manco? No. Quando siamo andati a Batarella, se non si ci incontrò? No. Ah no? No. Ho capito. No. Non mi ci sono incontrato. Beh. A posto. Che come a posto, ma scusa. Passi logicamente, a te sempre da linea. Ma io tengo la linea di quello che è la verità. Passi pagava l'operaio, se non ci sono incontrato. Hai quinta elementare. Io non ti ho detto a te se hai la quinta elementare o hai o tecnico. Signor Presidente, se lui non dà il dimissione, se non dà il dimissione, per ora è sempre io che dirige tutta la baracca. Chi è ora è sempre. Perché io do tutto manovra tu. Logicamente per ora c'è Bagarella.
e si mandava le cose con Bagarella. Sì, sì. Ma Bagarella è tuo cognato, faceva i colloqui da Bagarella, tu cioè, quindi io non c'ho mai contatto con Bagarella. Io avevo 14 anni che non vedo Bagarella. Non avevo contatto con Bagarella. No, io avevo 14 anni che non vedo Bagarella. Ma siamo anche a Nenuccio che conosce. Io non conosco a nessuno, no, tu lo sai che non conosce. O Malazzo manco conosce. O Malazzo non conosce mai. Logicamente, un mentista pure in Gialacito, è logico non conosce manco. Ma guarda che sa. C'è stato mio fratello, mi ha detto. Dice, nei, e poi, dice, ma tu abbiamo quando si faceva occhio il rione, quando cozzo da tuccio, chi ti cacciavano? Erano insenno, arrivavano bianchi, perché non si sapeva, non si ridoinavano più. Perché, logicamente, quelli che non c'erano loro che facevano questa cosa, ma sapevano come era tutta la strategia. Ci ragionavano, però non sapevamo se ridoinavamo. Mio presidente, non ho più niente da dire perché logicamente su tocca non mi conosce, non conosce a nulla. Non ti conosco, è la verità. È la verità, ma che c'è? Buondì. Grazie. Anche Rina può essere accompagnato al suo posto. Presidente, prima che scioglie l'udienza, il Pubblico Ministero chiede la trasmissione del verbale odierno di Marchese e di Mutolo per le iniziative di competenza del nostro ufficio su una serie di fatti di reato che sono stati illustrati ampiamente nell'udienza odierna, relativi ovviamente a questa gestione, per così dire, dei manicomi giudiziari. A Bassia, no? Senza Bassia. Questi, signor Pendite, sono gestiti. Lei da chi? Lei mi può dire, ecco, lei mi può dire da chi? Da chi ha il comando di gestirle, signor Presidente? Ci dico un altro particolare e dopo attacca Bassia. Chi ha il comando di gestirle, le gestisce. E le gestisce in un modo tale che quello che dice uno, dicono tutti. Io sembra così la chiamata Bassia. E io ti chiamato, chiamami di lei perché un naio è Bassia, puoi dire una puttana. Come arresta nessuno? Guarda, io non ti conosco. O Malazzo manco conosce. No. O Malazzo non conosce mai. Logicamente, un mentista pure in Gialacito, è logico non conoscete manco. Ma guarda che sta. Ci sono anche le vie del Signore che sono sempre invenite. Le vie del Signore? Ignoravo che ci fosse un guarda, quotidiano. Guarda, le vie del Signore sono sempre infinite, signor Presidente. Lei mi domanda come lo so. Cioè io sono i comunista che portano avanti queste cose. Signor Violanti, signor Caselle, da Palermo, cioè tutto una combriccola. Tutto quello che gira attorno a queste cose, portano avanti queste cose. Questo c'è, di questo governo questo. Se devono guardare di questi attacchi, cioè comunista. Tu quando parli di Corleonese ti avessi a lavare e sguazzare la bocca. Ma io sguazzare la bocca bene con l'aceto. Con l'aceto ti avessi a lavare la bocca tu quando parli di Corleonese. Io non conosco né te né tua sorella, non ho visto più mio cognato, io non conosco tuo fratello. Ma che se tu puoi mandare tutto quello che vuoi, perché queste sono cose che sapete fare voi altri, cioè questi pentiti sapete fare da inventare mattina sera. I pentiti si inventano tutto, ma si inventano tutto perché vengono pagati. Che tu continui a fare pentito, vai sempre pentito e ci vai bene. E lo so. E ma Gasparino, allora perché non vedi? Ma vedi, almeno quelle persone che hanno... che. Non lo possiamo domandare a tuo fratello, ma che sei? Vai avanti, però domani alla tua madre e a tuo padre certe cose.